I musei civici di Oderzo propongono un omaggio a Tutankhamon, storia di una grande avventura dell'archeologia. Rieccoci qui in studio a Oderzo, in provincia di Treviso, continuiamo a parlare di mostre, c'è invece Tutankhamon. I musei civici si mettono sulla scia della mostra nella Basilica Palladiana di Vicenza, che parte proprio dal Faraone, senza però farle concorrenza. La proposta è quella di un viaggio avvincente fra l'Egitto antico e la sua reinterpretazione nel presente. Il servizio di Luca Colombo e Claudio De Zan, vediamo. Oltre la soglia immaginaria del tempo c'è il deserto di roccia della Valle dei Re. Egitto in bianco e nero, come le foto di quasi 100 anni fa, quando l'inglese Howard Carter scoprì la tomba di Tutankhamon. La camera sepolcrale del faraone si spalanca inaspettatamente. Era stato così anche per Carter, rassegnato ormai a rinunciare dopo lunga, infruttuosa ricerca. Negli spazi dei musei civici di Oderzo, a Palazzo Foscolo, una regia spettacolare prepara il colpo di scena di una delle più grandi avventure dell'archeologia. Gianni Moro, artigiano qui della zona, ha creduto in questo progetto, l'ha finanziato totalmente e ha ricostruito la struttura portante della tomba, della stanza funeraria. Ci sono reperti egizi originali, non dal corredo funerario del faraone, quello resta al Museo del Cairo. Copie fedeli però evocano il tesoro, il pugnale, lo scarabeo sacro, l'anello con la barca solare fra due babbuini. Poi l'antico Egitto rivisitato oggi nelle opere di 22 maestri. Titolo della contaminazione di Oderzo, omaggio a Tutankhamon, l'arte egizia incontra l'arte contemporanea. Carter, l'incontro che gli cambia la vita, lo fa il 4 novembre 1922. Ci trovammo davanti la porta della tomba, intatta. Con mani tremanti aprii una fessura, avvicinai la candela. Gli chiedono se si vede qualcosa. Riuscii a rispondere solo, sì, cose meravigliose.